benvenuti nel mio salotto per una nuova puntata di Incontro con l'autore. Autore, dovrei dire invece autrice, perché accanto a me ho una scrittrice donna, perché ultimamente ho deciso di dare visibilità a quelle che sono le donne che scrivono. Bene. Perché visto che appunto le donne scrivono e leggono molto, è giusto anche che abbiano visibilità. Ho con me Daniela Ferraro, che ha scritto un libro di cui ci parlerà lei ora, sulla sua esperienza di madre. Esatto. Di madre. Esatto. Allora, Daniela, ti vuoi presentare direttamente tu, dire chi sei, cosa fai e come sei arrivata a scrivere il libro, a ideare e poi a scrivere il libro? Bene, bene. Io appunto mi chiamo Daniela Ferraro, e sono una mamma adottiva di due ragazzi, di cui uno disabile. Dopo la separazione da mio marito ho passato un brutto momento e questo mi ha fatto un po' crollare tutto quello che avevo ideato, diciamo così, o comunque quello in cui avevo creduto nella famiglia e nel raggiungimento della famiglia ideale. Quindi per me è stato un duro colpo e questo mi ha permesso però di farmi tante domande, di approfondire perché mi stava succedendo questo. Quindi ho fatto dei corsi, degli approfondimenti. Hai fatto un percorso di consapevolezza di te, praticamente. Esatto, esatto, okay, sì. E quindi facendo quello ho cercato di, insomma, di rispondere a certe domande, no? Che poi vengano abbastanza normali quando succede qualcosa. Quando la vita uno dice, colpisce. Perché diciamo, proprio a me? Ecco, certo, esatto. Certo. Okay. E diciamo mi sono nel tempo mi sono data delle risposte che mi fanno stare meglio. Ecco, okay. Diciamo sinceramente è questo. E in tutto questo, in questo tempo, io non avevo nessunissima idea di scrivere un libro. Come tu dicevi, la lettura, sì, quello era certo. è diventata da tempo parte di me, però non avevo mai avuto neanche un sogno nel cassetto, quello di scrivere. Però è venuto fuori così, perché insomma poi alla fine la vita è bella proprio perché certo. ci riserva cose. Quindi che tu non racconti ci aspettiamo. Un po' della tua vita, una parte diciamo della sì. tua vita, soprattutto quella diciamo di mamma adottiva, come sì. sei arrivata a diventare madre adottiva. Esatto. Di due bambini, due... Sì. Ora sono ragazzi. Ora sono ragazzi grandi. Quindi quanti anni hanno adesso? Adesso hanno 15 e 17. E quando sono arrivati nella tua vita? Quando si sono entrati nella tua vita? Il primo aveva 3 anni e il secondo 8 anni. Ecco, quindi insomma non piccolissimi. No, no, specialmente il secondo. Specialmente il secondo. E nel libro tu dici... Io ho notato, per esempio, che tu dai come dei consigli, no? Sì, alla fine dei segreti. Dei segreti, chiamarli segreti. Guardate, per fare questa cosa vi confido questo mio segreto per andare meglio, per fare meglio. Come ti è venuta questa idea, diciamo così? Allora, devo essere sincera, è più un'idea dell'editore. Ah, ecco. E quindi io... Ho sposato molto volentieri perché mi era piaciuto proprio anche il fatto di chiamarli segreti, uh-huh. anziché consigli, perché insomma non mi sento di consigliare, mi sento di, diciamo la spinta che mi ha portato anche a scrivere il libro e quindi di mettere in piazza tutte le mie... la mia storia, che sinceramente non era nel il mio interesse, per persona molto riservata sono sempre stata, più che altro proprio l'idea anche di mettere a nudo proprio anche le mie emozioni, perché parlo okay. proprio di emozioni di mamma, perché la cosa che mi ha portato poi a scrivere è stata proprio quella di dire va bene, io voglio proprio che arrivi l'emozione che io ho
vissuto da tutto questo percorso, compreso anche lo stare poi male successivamente, ecco. Ok, quindi le adozioni sono avvenute prima della Separare, separazione, certo, sì. certo, prima della separazione. Poi è avvenuto tutto questo e ora con i tuoi figli c'è un che rapporto c'è? Cioè, come cosa fai? Lavori? Non lo Sì, so, lavoro, sì, che sono in piedi. difficoltà ci sono? Ecco, anche perché avere Certo. due figli, hai detto anche uno disabile, e in più essere da sola, insomma, diventano cose abbastanza pesanti per una Certo, donna, no? Ecco, quindi indubbiamente. come te la Ecco, allora, innanzitutto cavi? voglio dire che mi danno una mano i miei genitori che sono molto in gamba e quindi li Benedetti ringrazio, nonni. li ringrazio tanto. E poi ho trovato tanta forza dentro di me, chiaramente, quindi il messaggio che voglio anche dare nel libro proprio di far vedere che qualunque evento non troppo bello che può capitare, poi la possiamo trovare dentro di noi questa forza. Certo. E se poi lavoriamo su di noi, cerchiamo di stare meglio con noi stessi, di trovare l'amore verso di noi, poi, come per incantesimo, anche tutti i rapporti con le persone più vicine poi Si diciamo, aggiustano si un po'. semplificano, Ok, esatto. E quindi certo. anche con i ragazzi non è stato così semplice, lo dico in maniera Vabbè, molto certo, immagino. veloce, Oltretutto però hai detto che uno c'è un handicap, quindi la sì, difficoltà è lui, ancora maggiore. esatto, e anche il ragazzo che è arrivato dopo, l'altro mio figlio, era arrivato da un annetto e mezzo, quindi ancora non avevamo proprio preso un andamento di famiglia in toto, diciamo così. Quindi lui si è trovato a dover far fronte principalmente a me, che non ero neanche poi in una Non eri situazione ancora del tutto mamma, ecco, ottimale. stavi Sì. ancora imparando. Stavo oltretutto imparando, e quello, vabbè, si impara sempre giorno giorno, Certo. come stai, e più che altro perché, insomma, la conoscenza, poi il suo bagaglio anche di bambino, comunque con 8 anni C'ha di una sua vuoto, vita dietro, esatto, già vissuta, insomma, quindi ricordi anche ben tangibili, perché un bambino a 8 anni già sa chi è e quindi sa, ricorda bene quello che ha vissuto prima. certo. Ok, tu quindi hai pubblicato questo libro che si intitola Emozioni di mamma e mi sembra molto bello il titolo perché le emozioni sono molto importanti Sì, nella tua storia, no? E sì. quindi dare voce a queste emozioni penso sia stato molto importante per te. Che cosa hai raccontato? Ci vuoi dare una... Diciamo un excursus di questo, della storia che racconti nel libro? Sì, racconto come sono arrivata Alla alla decisione? decisione e insomma proprio a concretizzare questi due desideri, erano appunto queste due adozioni. E con appunto tutte le emozioni che mi passavano in questi due Quindi anche eventi, paure, certo, dubbi. dubbi, sì, Ma anche capire gioie, indubbiamente, scoperte. indubbiamente, indubbiamente, e anche il fatto stesso di avere delle piccole conquiste che spesso diamo per scontate, no? Le diamo per scontate, in realtà quando insomma no, non sono così, quando arrivano sono delle gioie Certo, immense. certo. Quindi tu hai scritto dopo che era successo tutte queste cose, Sì. quindi è un ricordo, non hai scritto, Al diciamo, al momento. momento. Non No, ci... riporto solo alcune Tu tenevi un messa. diario, tenevi Ma qualche... no, io non sono mai No, stata no, un era solo amante, per... certo. Però, insomma, sono cose importanti che uno se le imprime molto bene, sia Certo. nel cuore, nella testa. Quindi, insomma, non è stato difficile ricordarle, è stato difficile Riscriverle. ripercorrere anche certe emozioni che non insomma, mi hanno ritoccato nuovamente, Ho ecco. notato che tu sei andata un po' a ritroso nel libro, cioè sei L'inizio, partita. diciamo, Ecco. principalmente, ho cominciato dicendo già che stavo iniziando la seconda adozione e poi ho parlato del primo figlio che già c'avevo a casa e quindi con tutte le Come ha problematiche. preso il primo bambino l'arrivo del secondo? Cioè, te lo domando. È una Bella domanda. domanda, sì.
Inizialmente era felice, contento anche l'idea che arrivasse. Anche quando è arrivato, poi come insomma, spesso succede, quando realizzano i primi figli che insomma, C'è il un secondo concorrente. deve rimanere in casa, poi non è un amichetto che va e viene. A quel punto, ecco, anche perché poi, ripeto, non era comunque un bambino neonato, sì, con i problemi di una nascita tipica, insomma. Ti chiedo se vuoi da dove vengono questi Sì, bambini. allora, uno è rumeno, uno dalla Romania e l'altro dalla Repubblica Democratica del Congo, dall'Africa. Ok, quindi anche molto diversi fra Sì, loro. uno bianco, uno nero, Ok. quindi non si Non si confondono. confondono. Sì. Ok. E ora, come hanno preso la scrittura del libro? Allora, Visto che è stata vabbè. ora una cosa abbastanza Sì, recente. è anche recente, insomma, anche posso dare delle informazioni che sono accadute proprio in questi giorni. Vabbè, il primo figlio, dopo che ho scritto il libro, ho consegnato proprio la bozza, ha avuto delle grosse problematiche che mi hanno un po' distolto dal piacere, dal vedere come andava il libro. Quindi, insomma, lui insomma, non ha neanche proprio la modalità per poter esprimere al meglio le proprie emozioni, mentre l'altro non l'ha letto nell'immediato, però poi qualche giorno fa gli ho chiesto se mi poteva dare un occhio, perché ho una pagina pubblica su Facebook e posto qualche pezzo del libro. E allora lui l'ha letto molto volentieri e mi ha detto che ho scritto delle belle cose. Mi ha scritto. Ah, ok, quindi era contento, Era diciamo. contento, Beh, sì. questo direi che più che il successo verso gli altri, avere un successo verso Personale, il certo. personale e dai protagonisti in un certo senso del Sì. libro, direi che è un bel successo. Bene, il libro è pubblicato dalla casa editrice Bruno Editore. Brun Editore, è reperibile tranquillamente in libreria, in rete. Sì, online, È principalmente online, online, sì. però può essere anche richiesto il cartaceo, Sì, anche anche online, ecco, cartaceo, sì. solo per dare le informazioni Certo. per chi vuole, chi si è incuriosito di questo libro e chi lo volesse leggere e comprare. Si può Bene. avere sia in ebook che in Sì, carta e sì. quindi direi che ha la copertura completa. Bene, a questo punto abbiamo dato tutte le informazioni. Io ringrazio Daniela di essere stata qui con me a parlare del suo libro. Sono molto contenta di averla conosciuta in modo più approfondito. Ti ringrazio di essere venuta e se vuoi salutare, poi Sì, bene, saluterò anch'io il pubblico che ci sta ascoltando. senz'altro saluto tutti quanti, ringrazio te Ada che mi ha dato questa opportunità, bellissima opportunità di parlare del mio libro Ok. e quindi un saluto a tutti quanti, grazie Saluto anch'io tutti, vi do appuntamento al prossimo incontro con l'autore. Grazie, mille. arrivederci. Arrivederci.